Oggi parliamo di un altro concorrente di questa edizione di X Factor 2019, che è Sofia Tornambene. Allora, per quanto riguarda la gara del talent, lei appartiene alla categoria Under Donne, capitanata dal rapper Sfera Ebbasta. Ha 17 anni e il suo nome d'arte è Kimono. Del resto lei è appassionata di arti marziali e nel tempo libero si dedica a questa arte. È nata a Civitanova Marche, è figlia unica e vive insieme ai suoi genitori, con cui ha un bellissimo rapporto. E infatti loro la sostengono in questa passione del canto, anche se lei sta ancora studiando al quarto anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico pubblicitario. Chi gli ha trasmesso di più la passione per la musica e il canto è senz'altro il padre, che è un musicista jazz. Sofia ha raccontato che da bambina a 3 anni è salita sul palco dove stava suonando suo padre per cantare Marilou, e che si era imparata tutta a memoria, quindi già da piccola era veramente in gamba. Allora, da 8 anni ha iniziato a seguire corsi di canto. Io poi trovo che lei abbia veramente un timbro vocale molto bello. Voi cosa ne pensate? Dopo casomai ve lo scrivete nei commenti. Comunque, poi dopo Sofia ha frequentato corsi dove ha affinato la sua abilità con strumenti come batteria, chitarra e successivamente pianoforte. Lei ama molto artisti come Michael Jackson, Freddie Mercury, Billie Eilish, e fra gli italiani le piace molto Elisa. In TV cosa ha fatto? Beh, ha partecipato a Sanremo Young. Sofia è anche cantautrice e scrive canzoni che parlano delle sue esperienze personali, di amicizia e di amore. Anche se lei dice che per ora non si è ancora innamorata, tanto che Sfera, uno degli ultimi live che ci sono stati, dice al pubblico: ma sarete voi ad innamorarvi di lei ascoltandola. Come inedito ha portato A Domani per Sempre, il pezzo che va portato anche alle audizioni. Un bel pezzo veramente, che parla del problema di due persone lontane che sperano in qualche modo di potersi rivedere presto. Io non so come andrà la gara, però penso che questa ragazza avrà un bel successo. Comunque, insomma, glielo auguro. Ciao a tutti e spero che vi abbia interessato. Ciao da Svideo.